Ci siamo complicati la vita con la partita di oggi, decisa dagli episodi, e possiamo dire mea culpa, perché non si può rimanere in 10 per quasi 70 minuti. Diventa poi problematico rimediare la partita, perché passate in svantaggio anche su un episodio che dovevamo stare molto attenti. Sapevamo che loro erano molto bravi sulle palline native e abbiamo peccato lì. Dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti, nel senso che dobbiamo andare a Venezia a cercare di fare quel punto che ci serve per la salvezza. È arrabbiato per il rosso di coda, insomma, un gesto, un giocatore che ha tante partite sulle spalle, in questa partita, in questo momento il campionato non può permettersi. Io devo rivedere l'azione, perché non so se era un fallo da espulsione diretta, però un giocatore della sua esperienza doveva stare un po' più attento in una situazione in mezzo al campo. Non serviva fare un fallo di così eclatante, che ci ha poi messo in grande difficoltà. Senta, per chiudere, pensa che l'Ascoli abbia fatto, insomma, la partita che lei immaginava, quindi aspettare di sfruttare un vostro errore, chiudersi agevolato poi dalla superiorità, però stava facendo la partita che lei aveva immaginato la vigilia? Sì, loro inizialmente si erano messi sotto la linea della palla, noi avevamo cercato di girare da destra a sinistra per cercare di allargarli, ma poi quando succedono questi episodi qui salta tutto il piano tattico che tu hai preparato, salta tutto quanto, perché 10 contro 11 poi è diventata una partita difficile. Mister, a prescindere dall'uomo in meno, secondo lei la squadra ha allentato anche un po' la pressione sulla partita, nel senso anche la tensione emotiva che poteva esserci nella partita prima? Cioè, l'approccio, lei parlava di approccio sbagliato a Novara, non voleva rivederlo nemmeno con l'Ascoli, però insomma non è partita benissimo la squadra, a prescindere dall'uomo in meno e dall'espulsione di coda. Sì, però avevamo la partita sotto controllo, perché è la prima volta, mi sembra, che si sono affacciati nella nostra metà campo su una punizione di Brugman, che aveva fatto fallo, prima occasione ci hanno subito fatto gol. È anche difficile commentare una partita di questo tipo qua. Brugman sarà squalificato anche a te. Sì. Quindi diciamo adesso si è complicato parecchio il cammino del Pescara. Siccome Mister Cosmi prima di lei ha parlato anche di risultati un po' particolari di squadre che di colpo si ritrovano forti dopo essere state appannate, probabilmente si riferiva all'Empoli che battendo il Brescia ha messo il Brescia in condizione di giocarsi la salvezza ad Ascoli. Lei che ne pensa di questi risultati un po' particolari? Soprattutto perché poi il Venezia parte in causa, nel senso che giocherà contro il Pescara. Ma io non penso agli altri, penso alla mia squadra. Non mi interessa quello che fanno gli altri, ma penso a quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo cercare di arrivare a questi 48 punti e lo faremo in tutti i modi. Il resto sono solo chiacchiere. Mister, poi al di là appunto dell'uomo in meno, almeno a partire dal gol del vantaggio dell'Ascoli, è sembrato anche, insomma, che l'Ascoli avesse messo un po' una maggiore fame, maggiore voglia, maggiore determinazione in mezzo al campo, probabilmente anche poi agevolato dall'uomo in meno. E qui mi ricollego anche poi a una dichiarazione che ha fatto Cosmi in conferenza stampa, dicendo che se noi abbiamo un piccolo vantaggio è quello che sappiamo e siamo preparati, diciamo, a questa bagarre salvezza, altri no. Poi non ha precisato a chi si riferisse. Lei ha il timore un po' che la squadra possa risentire un po' di questa mancanza, diciamo, di attitudine, diciamo, a lottare per questi obiettivi? No, perché quando sono arrivati qui era la stessa situazione, nel senso che eravamo a 2 punti dai play-out e la squadra si è espressa subito molto bene. Ci hanno le corde da venire fuori da questa situazione e sono sicuro che ne verremo fuori. Mister, salve, buonasera. Venezia, fuoco su Venezia, la partita di Venezia. È una partita da interpretare come? Cioè, Venezia probabilmente un punto gli cambia poco o nulla, probabilmente vincere potrebbe, a seconda dei risultati che ci saranno, potrebbe farli saltare il primo turno di playoff. Quindi si va a Venezia con che tipo di interpretazione, secondo lei? Come abbiamo sempre fatto, cercando di giocare la nostra partita, cercando di mettere in difficoltà sulla pressione e di ripartire veloce. Poi
È chiaro, le partite hanno dei risvolti come quello che è successo oggi, come è successo a Vercelli, che anche lì abbiamo giocato per 80 minuti in 10. Perciò bisogna essere molto attenti su queste cose. Non... Beh, dopo una sconfitta non è che sono preoccupato, uno ci resta che male quando perde. Non è che può... No, non sono preoccupato. Noi domani cominciamo a lavorare subito e ci prepariamo bene. Non c'è niente da fare. Il calcio è questo, il campionato è così, ci siamo complicati la vita, dobbiamo tirarci fuori, punto. Mister, buonasera. Lei, una delle sue caratteristiche è quella di ha sempre dato molta tranquillità alla squadra. Oggi erano molto nervosi, al di là del karateka. Perché? Che cosa è successo? Non lo so. Il nervosismo è successo dopo il gol che abbiamo preso e dopo l'espulsione. Prima no. Prima anche magari abbiamo sbagliato qualche passaggio, qualche cosa, però non eravamo nervosi. Ma forse si sentiva troppo la partita, non lo so, è difficile capire alle volte perché succedono queste situazioni. No, c'era chiaramente dopo una sconfitta, c'è sempre, ci si rimane male perché sono ragazzi che insomma sono dei bravi ragazzi e forse anche troppo bravi, perciò quando perdi una partita così è chiaro che c'è un po' di sconforto, ma è normale che sia così. Da domani si ricomincia.